Salve a tutti gli amici di Tech Different, siamo qui con la nostra recensione di Asus Zenfone 3. Il modello è quello da 5,2 pollici con 64 GB di memoria interna e 4 GB di RAM. Come al solito facciamo subito una panoramica del dispositivo, ovvero vediamo come è fatto esteticamente. Frontalmente troviamo un display da 5,2 pollici, molto luminoso, Full HD, Gorilla Glass 3. Abbiamo nella parte frontale lo speaker per le chiamate in uscita oppure in entrata, eccolo qua, generico. Abbiamo il sensore di prossimità con la fotocamera anteriore performante da 8 megapixel con apertura F2.0, registra video in HD e consente anche di fare delle GIF animate molto interessanti, nonché selfie anch'essi di ottima qualità. Vediamo soprattutto i tasti che sono tutti a sfioro, quindi non c'è nessun tasto fisico nella parte frontale. Nella parte posteriore, molto molto elegante e bella, abbiamo un Gorilla Glass anche nella parte posteriore, quindi vetro. Abbiamo il sensore per le impronte digitali, il doppio flash LED. La fotocamera molto performante a 16 megapixel che registra anche video in 4K e l'autofocus laser. Per quanto riguarda la cornice, vediamo, partiamo subito dal basso, ovvero dall'ingresso USB di tipo C con il microfono e la cassa audio generica in uscita, che direi che è molto molto valida. Poi abbiamo sul lato sinistro lo slot per la inserire le due SIM, perché è un dual SIM, una SIM è nano e una è micro, e poi per inserire eventualmente una micro SD fino a 2 terabyte, lo ricordo subito. Fronte invece superiormente troviamo il jack per le cuffie o auricolari, l'altro microfono per registrare l'audio. Sulla parte destra invece andiamo a trovare il bilanciere del volume, tasto di accensione e spegnimento, che sono appena appena zigrinati come Asus ci ha abituati. Vedete, il form factor è davvero di ottima fattura. L'unica pecca di questo dispositivo è che è molto molto scivoloso, quindi fate attenzione quando lo tenete in mano, consiglio di prendere una cover per evitare che vi cada, anche perché dietro è fatto molto bene, è in vetro, quindi se cade correte il rischio che si rompa davanti, ma anche dietro se per caso si ribalta più volte. Continuiamo la nostra recensione parlandovi adesso un attimino del processore Octa-Core Snapdragon 625 a 2 GHz, 64 bit, 4 GB di RAM, l'ho già detto in apertura, memoria interna 64 GB, espandibile fino a 2 TB tramite microSD. Abbiamo sistema operativo Android 6.0 Marshmallow, che andiamo subito a vedere. Eccolo qua, aggiornabile al 6.0.1. Abbiamo poi l'interfaccia grafica classica Zenui e nella home troviamo appunto, come lo accendiamo il dispositivo, troviamo già l'orario con il meteo, molto semplice, con l'interfaccia grafica classica. Poi abbiamo questa cartella che con delle applicazioni, tranne Instagram, abbastanza inutili, almeno per me perché io non le uso, Puffin Browser, TripAdvisor e SimCity, che non le utilizzo. Altra cartella, però questa volta molto più interessante, ovvero dove abbiamo applicazioni come la galleria per le foto e video, i nostri contatti, gestione file, mini movie e tutte le altre applicazioni come la torcia, la calcolatrice, nonché l'orologio e web storage. Poi abbiamo potenza e incremento che ci permette, lo vediamo subito, di pulire subito, veloce e rapidamente il nostro dispositivo, la RAM del dispositivo, per renderlo molto più performante. My Asus ci permette di collegarci ad Asus, al servizio clienti Asus in modo rapido. Abbiamo la classica cartella Google con le applicazioni Google e poi abbiamo l'ottima cartella temi che ovviamente va impostata. Qui vediamo anche il centro notifiche con la connessione internet. Andiamo su riprova. Eccolo qua. Qui abbiamo temi gratuiti e a pagamento che ci permettono di personalizzare al meglio il nostro
Zenfone 3 senza andare a cercare ulteriormente online, solamente aprendo questa comoda applicazione. Ovviamente abbiamo il Play Store, nell'altra schermata abbiamo Facebook, Messenger di Facebook, Zenfone Care per verificare appunto la garanzia del nostro dispositivo, e poi un ottimo Asus Mobile Manager. Questo ci permette di tenere sotto controllo un po' tutti gli aspetti del dispositivo in un'unica applicazione molto semplice e molto intuitiva. Vedete, qui abbiamo la batteria restante 3 giorni ancora con utilizzo basilare, diciamo quasi basilare, la RAM libera, vedete 54%. Tappando su scan, cosa fa lui? Va a pulire il tutto, ad ottimizzarlo, e consiglia di attivare la luminosità automatica, impostare anche un periodo di disattivazione della schermata e quant'altro. Possiamo anche impostare l'utilizzo dei dati in modo tale che non sforiamo la nostra rete dati. La batteria, possiamo impostare i vari profili di batteria, prestazioni, che ci permette appunto di avere prestazioni maggiori del dispositivo, però con un consumo maggiore della batteria normale, che è il classico, poi risparmio energia, risparmio super, e poi personalizzato. Poi possiamo anche passare al risparmio super quando la batteria è al 10%, e quindi possiamo attivare un ulteriore risparmio senza andare ad impostarlo manualmente, attivandolo sul 10%. Io lo consiglio, così almeno non correte il rischio di rimanere a piedi. Qui abbiamo la memoria RAM libera, le notifiche, possiamo personalizzare le notifiche delle varie applicazioni. Vedete che qua abbiamo anche un grafico. Poi andiamo su Pulisci, qui in pratica ci permette di andare a pulire la memoria interna. Vedete che abbiamo la memoria disponibile residua 48 GB, le applicazioni installate 4,5 GB, quindi possiamo rimuovere tranquillamente i file spazzatura. Vedete che ce li fa vedere e lui li ha già puliti. Tornando indietro, andiamo in Privacy e Sicurezza, qui facciamo Garantisci, logicamente dobbiamo consentire il tutto. Lui va a verificare. Questo, infatti, vedete, è Powered by Avast. Sta scansionando se ci sono dei problemi relativi alla sicurezza. Vedete? Nessun dato pericoloso trovato, quindi abbiamo un problema, risolvi e siamo a posto. Scorrendo abbiamo le autorizzazioni delle applicazioni e gestione avvio automatico per impedire avvio automatico di applicazioni. Questa è un'applicazione davvero interessante, molto semplice, come avete avuto modo di vedere. Poi passiamo alle altre applicazioni. Questa molto semplice, aggiornamento del sistema senza andare in impostazioni, info e aggiornamento del sistema. Qui si controlla l'ultimo aggiornamento. Abbiamo l'applicazione fotocamera, che è molto semplicissima, basilare, come possiamo vedere. Sotto alla galleria la modalità manuale, fotocamera, registrazione video, poi ha questo buffet, questa specie di buffetto che non è altro che la modalità notturna, che permette di non utilizzare il flash e di avere foto un attimino più chiare. Poi qui abbiamo i vari profili: profili automatico, Zen Flash, ne abbiamo di tutti i colori. Fra tutti spicca l'HDR Pro per una risoluzione maggiore. La risoluzione super, anch'essa risoluzione maggiore, codice QR. Poi abbiamo l'autoritratto, le GIF animate, la miniatura, panorama, tra le altre, io non sto qui a leggerle tutte, comunque le avete viste. Poi abbiamo il tastino impostazioni, dove andiamo a personalizzare tutte le impostazioni, fotocamera e quant'altro. Abbiamo lo switch per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore, lo switch per il flash, e l'HDR, che ci consente di attivare l'HDR automatico, toglierlo oppure classico standard. Per quanto riguarda la funzionalità manuale, vedete che appaiono tutte le configurazioni manuali, ovvero abbiamo il livello di colore, S auto, ISO, bilanciamenti e quant'altro. Passiamo alla modalità automatica per ritornare dove eravamo prima.
Per quanto riguarda le fotografie e dei video, vi rimando alla recensione scritta dove trovate appunto il link e anche la nostra prova video. Poi abbiamo come browser principale Chrome, che non sto qui a farvi vedere perché è molto fluido, lo conosciamo ormai tutti. Il meteo, che ci permette di visualizzare il meteo tranquillamente, oltre che dalla schermata home, anche più approfondito, con una schermata molto semplice, molto bella graficamente, che ci permette di vedere anche il livello di umidità, il livello UV, anche la luce diurna, il tramonto e quant'altro. Tornando indietro, altre applicazioni interessanti è la radio FM, il registratore di suoni e andiamo a finire con i giochi che non sto qui neanche a farvi vedere perché per quanto riguarda sia il processore che un octa-core 64 bit che 4 GB di RAM, la copiata è vincente perché non avete nessun rallentamento. Vediamo che qua abbiamo anche web storage che ci permette tramite iscrizione ad Asus, ho spostato un attimino il telefono, web storage, in pratica possiamo, ci consente di avere uno spazio gratuito di 5 GB nella nuvola per salvare i nostri file. Abbiamo anche 100 GB gratuiti su Google Drive tramite l'acquisto di questo dispositivo, quindi davvero molto spazio oltre 64 GB interni. Passiamo ora alle impostazioni, molto rapidamente andiamo alle impostazioni. Doppia scheda SIM, qui possiamo impostare la SIM 1 e la SIM 2. Vi ricordo che la SIM 1, la principale è micro e la secondaria è nano. Possiamo configurarle tutte e due tranquillamente. Andiamo su altro, reti cellulari, VPN, tethering e quant'altro. Utilizzo dati ci permette di vedere quanti dati sono stati utilizzati per tenere sotto controllo il nostro piano dati. Qui abbiamo il display, possiamo tenere d'occhio tutto il display, nonché tutta anche la luminosità, i minuti di inattività. Io ho messo 30 minuti perché sto facendo la recensione. Modalità colore dello schermo, possiamo scegliere se bilanciata, filtro luce blu, e possiamo anche selezionare appunto il filtro della luce blu. Vivace, che rende i colori più vivaci, vedete che qui cambia il colore e abbiamo l'anteprima in pratica di come verrà. Tornando indietro, passiamo audio notifiche, non disturbare. Asus Cover, se comprate la cover, la flip cover di Asus con il cerchio in mezzo, questo abilita appunto la cover che vi abbiamo recensito anche l'anno scorso. Archiviazione e USB, qui abbiamo lo spazio di archiviazione, poi il download delle applicazioni, Zen Motion che ci permette movimento tocco modalità ad una mano, la memoria interna, RAM, poi abbiamo la batteria, risparmio energetico, l'abbiamo visto prima, i temi che li abbiamo già visti, ci apre l'applicazione temi, torniamo indietro. Schermata di blocco, l'impronta digitale. Ecco qui, con l'impronta digitale possiamo rispondere alle chiamate in entrata, avviare la fotocamera oppure acquisire una foto quando la fotocamera è aperta e poi possiamo gestire e configurare le impronte digitali. Poi abbiamo la modalità, semplificata che ci permette di avere le icone più grandi. Poi la modalità bambini che permette, se attivata, di disattivare tutte quelle funzionalità dannose che potrebbero essere dannose per i bambini, quindi non permette eventualmente di andare a navigare i bambini su siti internet pericolosi. Continuiamo e arriviamo su informazioni su, che l'avete già visto, sistema operativo Android Marshmallow 6.0.1. Poi multitasking, eccolo qua. Abbiamo tre scelte. Questo che ci permette di andare a vedere cosa abbiamo aperto.
in multitasking, questo per fissarlo, oppure questo tasto per andare a chiudere tutte le applicazioni. E vedete anche la memoria, ci libera subito la memoria. Centro notifiche che l'abbiamo visto in precedenza rapidamente, lo rivediamo un attimino adesso, molto semplice, molto intuitivo, e ci permette di attivare e disattivare tutti i toggle, che siano essi la torcia, il wifi, la connessione wifi, modalità aereo, la connessione dati, funzionamento con una mano, bluetooth, eccetera. Tappando sull'ingranaggio andiamo direttamente alle impostazioni. Questa schermata è vuota, va da sé che tenendo premuto abbiamo la personalizzazione della schermata home. Se vogliamo inserire magari degli sfondi da modificare a schermata home, app e widget per esempio, ci rimanda sugli app, oppure sulle app, oppure sui widget, che possiamo selezionare noi tranquillamente tramite tutta la vasta selezione. Poi, tenendo ancora premuto, andiamo anche sulle icone, che ci permette di andare ad aprire tramite altro uno store relativo alle icone. Vedete che ci permette appunto di scaricare i temi con delle icone personalizzate che cambiano di dimensione, di forma e di colore anche. Quindi massima personalizzazione sin da subito con questo dispositivo. Dispositivo che ha una batteria da 2650 mAh, consente tranquillamente di arrivare a fine giornata con un utilizzo intensivo, con un utilizzo intermedio. Come nel mio caso ad esempio, sono rimasto molto stupito in maniera positiva perché sono arrivato a 2 giorni di autonomia. Il dispositivo, come ho detto in apertura, la pecca è che è abbastanza scivoloso, e quindi appunto ribadisco ancora il fatto di prendersi una bella cover. Esteticamente è molto molto bello, il prezzo è di circa 369 euro, normale, su prezzo pieno. Lo trovate online su Amazon a 310 euro all'incirca. Vi ho lasciato il link all'interno della recensione scritta dell'articolo, in modo tale che potete accedere facilmente se avete intenzione di acquistare questo dispositivo. L'ingresso USB di tipo C 2.0 permette una ricarica veloce del device, nonché trasferimento dati molto molto più veloce rispetto alla classica micro USB. Vedete che la fotocamera sporge leggermente, la fotocamera posteriore tende a sporgere un attimino. Non è così grave la situazione, perché è proprio una sporgenza minima che verrà ovviata appunto attraverso l'acquisto di una cover. Ottimo lavoro da parte di Asus, che tengo a ringraziare. Ringrazio logicamente anche voi per aver visto questa recensione, e vi auguro una buona giornata